Posso iniziare? Un caloroso benvenuti amici sportivi di TRC, qua da Lorenzo Delizia, pronto a raccontarvi quarta giornata di pool playoff, la prima di ritorno Terraquilla Carpi e Alba Romagna. Terraquilla Carpi durante ricordiamo che la doppia sfida in quel di Romagna settimana scorsa non l'abbiamo figurato, è uscita praticamente una sconfitta larghissima sul 36-22, non c'è stata partita per la squadra di Ilic. Adesso andiamo a vedere i starting 7 Carpi che si schiera con lo starting second team, tipo dal ritorno dal primo minuto in campo di Angelo Giannetta, Jurina tra i pali, Giannetta, Castiglio, Bosniak, Venturi, Beltrami e Pivetta. Invece andiamo a vedere Romagna, che ricordiamo comunque 6 punti di distanza dal Terraquilla Ball Carpi, che Romagna che ha appaiato sempre al secondo posto col Città Sant'Angelo, che oggi giocherà in quel del Palacastagna contro Bologna. Bologna in porta Rossi, poi vi troviamo i fratelli Bulzamini, Giulio Nardo, Daniele Rossi, Cavina e Rinaldo Ceroni. Sei pronti a iniziare la partita? Si inizierà col primo pallone della partita, con le mani di Carpi il pallone tra le mani di Carpi. Signori, sono Romana di Roma. Iniziata prima partita, primo pallone gestito da Carpi. Giannetta, Venturi, Bosniak, Castiglio, Pivetta, Bosniak. Fase di studio, Beltrami pivot, sostituisce Nicolas Castiglio che non ha recuperato dallo strappo all'inguine che lo tiene dai box da 2 settimane. Bosniak, Venturi, Giannetta, scala, c'è lo scalo di Pivetta, esce Pivetta, va sul pivot, va Venturi, va il tiro, para Rossi, Michele Rossi che è stato proprio un fattore nella partita di settimana scorsa, ha parato il parabile, si prova Daniele Rossi, Cavina, Bulzamini, c'è Giannetta che lo tiene a rimorchio, non lo fa passare. Dentro Fabrizio Tassinari, posto di Cavina per impostare meglio l'azione d'attacco della squadra allenata da Tassinari, proprio Fabrizio Tassinari, uno dei migliori in Italia che ha il cambio di direzione. Tassinari prova a puntare Venturi, non lo fa passare, c'è lo scarico verso Daniele Rossi, verso Bulzamini, c'è il fischio, c'è una chiamata da parte dell'arbitro. Tassinari, Bulzamini, Fabrizio Tassinari, Ceroni, scarica verso Rossi, una finta verso Bulzamini, non arriva il pallone a Cerone, Jurina para, c'è ammonizione per Capitan Beltrami, è primo e sarà 7 metri il primo della partita. Si incaricherà della battuta lo specialista della formazione allenata da Tassinari, Matteo Resca, l'ex handball Stenze. Resca contro Jurina, c'è la finta e va a metterlo alle spalle di Jurina. Resca 1-0, quando è passato quasi 2 minuti di gioco. Pivetta scarica verso Giannetta, prova a liberarsi, c'è Ceroni che lo tiene e arriva la seconda e la munizione da parare la partita, arriva per il pivot del Romagna. Romagna comunque fa un cambio in difesa, ma la fase difensiva mette su Cavina, è giù Fabrizio Tassinari. Bosniak, Carpi che ha iniziato anche l'andata col pallone di Polpastrelli, ma il primo passaggio adesso venne subito sprecato. Cambio di posizione, Castiglio, Bosniak, Beltrami esce, Venturi si prova ad armare Bosniak, prova a saltare, il tiro va fuori, non un inizio perfetto della formazione di Ilic, sembra un po' l'inizio fotocopia dei primi 5 minuti devastanti che forse secondo me hanno deciso la partita in quel del Parco della Cavina settimana scorsa. Cavina esce di nuovo, ha provato il passaggio verso Giulio Nardo, non è arrivato Nardo. Daniele Rossi, uno dei mattatori della partita, della vittoria larga, ricordo 36-22 la vittoria della Romagna settimana scorsa contro la Terraquilla, che ha proprio interrotto la streak della Terraquilla che durava da 18 vittorie di seguito. Tassinari, una finta, non fa passare, prova verso lo scarico verso Giulio Nardo, recupera Pivetta, è un'attivazione di difesa, recupera Riccardo Pivetta, uno dei migliori, colui che ha fatto il salvabile nella partita di Dandelli settimana scorsa. Pivetta scarica verso Venturi, verso Bosniak, per la soluzione c'è un colpo al volto, attenzione, vediamo, c'è un'altra munizione per Daniele Rossi. 3 minuti e 30 trascorsi, 1-0 per il conduce Romagna per una sola lunghezza. Castiglio, Tommy Bosniak, Giulio Venturi, Giannetta, Bosniak, Castiglio, Pivetta, Bosniak, Venturi, scarica verso Giannetta,
Bosniak, si prova dal mare Castillo, si prova la palla verso Giannetta, un po' di confusione, e la terra qui guadagna 9 metri. Bosniak prova, c'è Davide Bolzamini, continua a rimorchio, c'è lo scarico verso Venturi, non sa cosa fare, scarica verso Castillo, arma Pivetta, Pivetta! E c'è il pareggio della Terraquiglia, Riccardo Pivetta è uno dei migliori di questa stagione, a pari con Iajurina, col portierone ex Bolzano che sta parando l'impossibile questa stagione. 4 minuti e 25 trascorsi, uno pari, partita per adesso molto equilibrata. Tassinari prova a saltare Venturi, c'è la palla verso c'è un'azione tra fratelli e fratelli, non arriva perché Iajurina dice di no, con due mani provato a soltare sul palo più vicino di Iajurina. Gianni Bolzamini, Bosniak prova a fare tutto da solo, viene fermato, viene messo giù Davide Bolzamini. Partenza ottima, partenza da Terraquille per adesso, soprattutto anche ottima difesa Venturi che tiene, ha capito il giochino che ha fatto Tassinari nella partita di settimana scorsa e non ci sta più cascando. Giannetta, una finta, un elemento imprescindibile della difesa di coach Sasha Ilic questa stagione. Marco Beltrami tornato quest'oggi da infortunio che lo teneva fuori dalla partita del 28 gennaio contro Ancona. Giannetta scarica verso Castillo, prova a fare tutto da solo Castillo, tira, c'è la parata di Rossi, tutto solo, viene lanciato Giulio Nardo contro Iajurina e lo va a mettere dentro, è proprio il gol del, arriva il gol dell'ex, l'ex handball estense e Terraquilla Garpi va a filare Iajurina sopra la testa, prova Bosniak a fare tutto da solo, viene fermato. Predi- 5 minuti e 40 del trascorsi, conduce Romagna sempre 2-1. Giannetta scarica verso Pivetta, non riesce a organizzare, bisogna organizzare l'azione, perde qua Silvia, però Bosniak recupera con tempestività, prova Bosniak, prova la scanda, Michele Rossi para, ancora azione fotocopia verso Nardo e Iajurina para, Iajurina questa volta gli dice di no, poi ripartire da quella birra verso Pivetta e arriva la girata di Riccardo Pivetta e una giocata ad applausi, quella di Riccardo Pivetta. Che giocatore Riccardo Pivetta, partita per adesso equilibratissima. Nardo, Daniele Rossi, Tassinari scarica verso Gianni Bolzani che scarica verso suo fratello Gian Davide, prova Tassinari, prova Romano Rossi, la difesa di Carpez e Bosniak si perde, però non c'è nessuno dall'altra parte, però arriva la chiamata dell'arbitro, sono protesta la difesa di Carpi, Bosniak era scivolato. Infatti come gli fanno sentire un rumore mostramente dalle tribune, il croato di Umago, attenzione, prova Bolzamini, Iajurina dice no col piede, poi ripartenza Castillo, Pivetta scarica verso Castillo, Castillo Alex, benvenido Castillo, va a mettere la sopra le spalle di Rossi, non ci può fare nulla l'ex Terraquilla in Bolcarpi, non ci può fare nulla. Bolzamini scarica verso suo fratello Davide Bolzamini, Fabrizio Tassinari, Davide Bolzamini, uno l'elemento su cui coach Domenico Tassinari fa più affidamento, è un vero e proprio cecchino, è il punto di forza di questa squadra. Cioè, arriva un'altra ammonizione, sarebbe essere per Castillo, per l'Italo Domenico Tassinari, prova, scarica verso Daniele Rossi, per la soluzione c'è Venturi con Davide Bolzamini, va a sbagliare e però viene messo giù, munizione arriva per Angelo Giannetta, 7 metri, viene messo giù. La formazione di Ilic in questa azione è un po' confusionare, sarà ancora Resca contro Iajurina, anche questa volta va dentro Resca, 2 su 2, 7 per Resca. Prova Carpi, tutta birra, ricordiamo sul 3-3. Dopo appena 8 minuti e 40 di gioco trascorso, c'è 2 minuti a Daniele Rossi per un colpo in faccia a Castillo. 2 minuti per un colpo in faccia. Ah, scusa, pardon. Il doppio 2. Beh, vediamo un po' la decisione solo Daniele Rossi. Per un attimo si era pensato anche per Davide Bolzamini, per il numero 6 del Romagna. C'è proteste da parte di Tassinari.
21 e 40, 37 e 43, trascorsi sempre tre pari per una partita. Per adesso sembra una partita molto equilibrata fra le due formazioni, sembra una tutt'altra partita rispetto a quella di settimana scorsa, quando la Terraquilia subì dopo 5 minuti un break di 4-0, sbaglio 4 possessi. Se Bosniak una finta, scarica verso Venturi, si prova in fezza, c'è il gol di Venturi, va tutto da solo Giulio Venturi, va in penetrazione senza paura il giocatore nativo di Bologna. Assinari, Ceroni messo nel ruolo di terzino, ormai senza pivot, prova la situazione senza pivot, prova da Assinari, supera Pivetta, ma poi Beltrami lo va a catechizzare, non lo fa passare. Si servivano anche i suoi, attenzione, Bulzamini scarica verso Davide verso Gianni, un'azione perfetta quella con la guidata dai due fratelli. Servivano i centimetri di Beltrami di Febosnia, con una finta, scarica verso Venturi, c'è Passi, chiamata un po' dubbia da parte dell'arbitro. 9 e 40 sul cronometro, più uno Carpi. Tassinari scarica verso Giulio Nardo, tra poco finirà l'esclusione dei due minuti per la parte degli rossi. Nardo deve provare a imitare qualcosa, scarica verso Bulzamini, che scarica verso Tassinari, che viene tenuto a rimorchio da Pivetta e Venturi, che non lo fanno passare, gli stanno attaccati come due pitbull. Tassinari prova a passare, prova a fare tutto da solo, c'è ancora Venturi che lo tiene. Perso difesa molto maschio, attenzione, time out, viene chiamato un time out dagli arbitri al tavolo. Aveva anche un po' di protesta da parte del tifo presente del Romagna, presente qua oggi al Palavallauri. Segnando comunque tempo di gioco trascorso 10-23. Attenzione, viene concesso un gol a Romagna. Attenzione, punteggio. Il tabellone sembra impazzito, passa da 4-3. Passa da 4-3. Come se non fosse nulla, attenzione. Si accende il tifo del Romagna sugli sfalti. Io neanche ne parlo adesso da parte di tutta la banchia del Romagna. Attenzione, vediamo un po' cosa decideranno il signor Romana e Romana di Roma. Attenzione, vediamo un po' di partita comunque interrotta. La protesta parte di Dall'Aglio, di Rossi e dello stesso Fabrizio Domenico Tassinari. Il gol non dovrebbe essere stato convalidato. Si partirà con 9 metri da parte del Romagna con Ceroni. Con Ceroni, palla in mano. Attenzione, partita che rimane ancora ferma. Vediamo un po' cosa stanno dicendo gli arbitri, però si va verso la non convalida del gol. C'è ancora la consulta con gli arbitri, con i cronometristi al tavolo. Però non dovrebbe essere stato convalidato il gol. Da quel che si dicono al tavolo, anche dalle espressioni facciali del giocatore del Romagna. Ce n'è. Viene dato. Viene convalidato il gol. Il gol prima sull'azione precedente del Romagna, che per molti era entrata, per gli arbitri non avevano visto gol, non l'avevano visto dentro. E si va sul 4 pari. Assinari
Nardo prova a fare tutto da solo, un bel gol, un gol da terzino, quello di Giulio Nardo, e Romagna si porta sul 5-4. E un gol, gol da terzino, Buca Iurina. Tempo di gioco trascorso 11:40 10:40. Castiglio prova a fare tutto da solo, scarica verso Pivetta, va Pivetta, palla Rossi e c'è 7 metri, invasione in area di Giulio, di Nardo, da parte di Giulio Nardo. C'è l'occasione di portarsi in parità Tommy Bosch contro Michele Rossi. E va a segnare Tommy Bosniak, il primo della partita per il capocannoniere del campionato. Anche la settimana scorsa ha messo a referto 9 gol in quel del Palacavina. 5 pari, tempo di gioco trascorso 11:30. Tassinari, ci abbiamo piano lentamente verso il secondo quarto di gioco. Bolzamini scarica verso Tassinari. Rossi, ancora Tassinari, prova a fare da solo, scarica verso Rossi, Ceroni non riesce, che c'è la palla, Giannetta, lancia Pivetta, Riccardo, Pivetta, che è il top scorer della partita, perso con 3 gol davanti a Resca e Nardo che sono del Romagna con 2 gol, 5-6, 12 minuti di gioco trascorsi. Bolzamini, Giannetta che lo tiene, c'è due minuti per Giannetta per aver toccato Bolzamini, chiamata forse un po' dubbia. Carpi che fino a 14:07 si troverà a giocare senza la sua ala, un giocatore imprescindibile in difesa, un giocatore che in difesa sa dare molto. Comunque adesso Romagna dentro Resca e fuori Nardo. Bolzamini, Resca, Tassinari messo nel ruolo di ala sinistra. Rossi prova, c'è Resca, prova a fare tutto da solo, cioè viene chiamato sfondo, questa è una bella, sarebbe l'occasione del più due per la terra Quiglia. Fuori Tassinari, Sasha Ilic non si fida di mettere un giocatore in più di movimento per ritornare a giocare in sei pari, rimane Jurina in porta. Bosniak, Castiglio, Pivetta, Marco Beltrami, Castiglio, prova la fucilata, para Rossi, Romagna può ripartire in ripartenza, cammina verso Bolzamini e perde un'altra occasione qua a Romagna, non si intendono la grande Gianni Bolzamini e Rinaldo Ceroni, è un'occasione che terrà qui a pro sfruttare, essendo che sarà in inferiorità numerica per un altro minuto. Non si intende la grande, il pivot e l'ala sinistra, due colonne storiche del Romagna. Bosniak, Venturi, Beltrami nel ruolo di ala, Carpi senza pivot, esce Pivetta, carica verso Beltrami, c'è difesa alta, Rossi prova a tenere Beltrami, Bosniak, Venturi, c'è ancora Bosniak, scarica verso Castiglio, Castiglio va a finire sulla traversa, si poteva sfruttare meglio questo pallone. Rossi sembra che ha preso un colpo in faccia, Daniele Rossi fuori di nuovo dentro Tassinari, un giocatore formidabile, uno che forse il migliore calcabile di direzione attualmente in Italia. Dentro di nuovo Davide Bolzamini, Romagna sempre con lui in più, pronto a ritornare in campo Angelo Giannetta, ecco ritorna in campo Tassinari, Bolzamini, salta Giannetta, però salta pure Venturi, Venturi lo tiene a rimorchio, non lo fa passare, della serie non ti faccio passare. Rossi, Tassinari, Davide Bolzamini scarica verso Ceroni, prova a scaricare, non arriva lo scarico giusto, prendesimo verso Bolzamini, però c'era da contare che Ceroni era dovuto a rimorchio da Angelo Giannetta e Tommy Bosniak. Tassinari prova, c'è Venturi, attenzione, Giannetta recupera palla, riesce pure a tenerla in campo, e qui la Terraculia è fortunata, sarà da riprendere per il campo da Ceroni. Bosniak prova a fare tutto da solo, viene messo giù,
9 metri per Carpi. 14-59 al termine, dentro Malagola nel ruolo di ala. Forse posto di Riccardo Pivetta. Bosniak. Temporeggia un attimo. Bosniak, para Rossi. C'è ancora 9 metri. E arriva la munizione per Cavina. Malagola. Pronto a battere. Non manca un 14-30 al termine. Sempre più uno Carpi. Bosniak. Giulio Venturi. Esce Giannetta. Fa ricambio di posizione con Giannetta. Castiglio. Malagola. Serve verso Venturi. Bolzamini lo tiene. E che difesa maschera da parte del classe 95. Prova Bosniak. Para Rossi. Un tiro un po' smorzato. Può ripartire Romagna. Daniele Rossi. Roll Carpi un po' lo tiene Castiglio, Castiglio lo mette giù. Carpi che in difesa era leggermente scoperta. Giocatori come Rossi, beh, quando parte in ripartenza sono cavoli. Va dritto per dritto, non lascia scampa. Ritorna in campo Riccardo Pivetta. Quando mancano 13:45 al termine, sempre più uno Carpi. Bolzamini, Fabrizio Tassinari. Prova Bolzamini, Iulia gli dice di no. Iulia gli dice di no. Ha disinnescato un siluro Iurina. È un giocatore imprescindibile per questa formazione. È il miglior portiere attualmente in Italia. Dentro di nuovo Malagola, fuori Bosniak. Per riprendere fiato. Bosniak che non avendo il cambio che dovrebbe essere che Lorenzo Nocelli, che sarà fuori per, ha finito la stagione per un problema fisico molto complesso. Sono senza cambio. Venturi, c'è Bolzamini che lo tiene. È un pitbull Bolzamini, Davide Bolzamini. Si fanno le stesse cose, gli fa il riserva lo stesso trattamento che Venturi gli riserva in difesa. Castiglio. Però ha fatto da solo. C'è Cavina e Ceroni che lo tengono a rimorchio. Lo dice 50 al termine, sempre più uno Carpi. Venturi scarica verso Castiglio. Non c'è nessuno. Bolzamini gli va addosso. Scarica Malagola. Castiglio, il tiro va fuori. L'ennesima occasione sprecata da parte della formazione di Ilic. Tassinari, Rossi, dentro Andrea Dall'Aglio con Giulio Nardo che si è già messo la felpa. Primi minuti se li hai subito giocati, non giocando i primi minuti all'altezza. Coach Tassinari subito ha tirato fuori un giocatore. C'è invasione in area da parte di Rinaldo Ceroni. Poi ripartita tranquilla quando mancano 12 minuti al termine. Sempre più uno Carpi sul 5-6. Giannetta scarica verso Venturi. Rientra in campo Tommy Bosniak. Castiglio. Bosniak. Venturi. Beh, Marco Beltrami. Castiglio. Prova a liberarsi. È l'ennesimo tiro che mette fuori. L'ennesimo sbaglio. Però su ha fatto 1 su 4. Prova qua Cavina tutto solo. Iurina para. E c'è 7 metri. Un Alex Castiglio che ha messo 1 su 3 per adesso fatto. Pronto a ritornare. Resca ancora. Resca contro Iurina quando mancano 11 minuti e 15 al termine. Sempre più uno Carpi. Resca contro Iurina. Resca non sbaglia. Romagna si porta sul 6 pari. Pronto solo invece da Carpi. Venturi. Tenuto ancora da Davide Bolzamini. No, lo lascia passare un attimo. No, gli dà tregua. Beltrami, pronto a battuto 6, 9 metri. Castiglio. Tony Bosniak. Giulio Venturi. Bosniak. Giulio Venturi. Castiglio, scarica verso Venturi. È un buon pallone. C'è Cavina che gli non lo fa passare. Ce ne vediamo un po' cosa dice l'arbitro. E va a indicare la posizione. Cos'è, 2 minuti per fuori Venturi, dentro Malagola.
Venturi spostato nel ruolo di terzino destro. Esce Malagola, Carpi senza pivot, Beltrami verso Castillo, Bosniak, non lo fanno passare i brother Bulzamini. Noi lasciamo spazio da tirare. 10-2-10 al termine, 6 pari per adesso. Giannetta scarica verso Bosniak, da verso Giannetta. Giannetta si invola, va a tirare sui piedi di Rossi, sul proprio palo, sul palo del più, sul palo amico di Michele Rossi. Può ripartire Romagna. Dall'Aio che lo mettono a fare di tutto. Adesso messo schierato nel ruolo di terzino di ala destra. Tassinari, 9.39 il termine, sempre 6 pari. Bulzamini, Tassinari, Rinaldo Ceroni, Davide Bulzamini, c'è Malagola che lo tiene a rimorchio. Rossi, anche Malagola. Se perde qua, va a tirare Tassinari. Il tiro è alto, è smorzato. 9 metri Romagna. Romagna che oggi tra le sue file manca un altro ex della partita, David Cesso. Prova Tassinari, c'è un buco in difesa, Beltrami va a chiudere, va a mettere in blow, va a chiudere, fa benissimo perché Carpi recupera palla. Bosniak verso Pivetta, scambettato da Cavina, e sono due minuti, il secondo 2 minuti per Cavina. Ennesimo 2 minuti per Cavina che va a mettere lo sgambetto a Riccardo Pivetta in una chiara occasione da gol. Molti della panchina Romagna vanno a dire Pivetta, sembra che per molti della panchina Romagna sembra che Pivetta ha accentuato la caduta, ha lasciato cadersi. Di nuovo dentro Vetturi, Carpi con l'uomo in più fino al 23, sarà con l'uomo in più fino al 23esimo. Castillo, Bosniak scarica verso Venturi, tenuto da Ceroni. Bosniak vuole provare la soluzione, scarica verso Venturi, c'è un'autostrada, Giulio Venturi sfrutta l'erocca verso la porta e va a mettere il gol del 7-6 quando mancano 8 minuti e 30 al termine. Partita molto equilibrata da entrambe le parti, difese maschie e anche attacchi non da meno. Romagna che si troverà a attaccare con un uomo in meno. Sì, prova a scalare Tassinari da prima. Carpi ha recuperato un attimo palla per un momento, poi l'ha recuperata Fabrizio Tassinari. Rossi scarica verso Bulzamini, è un siluro, nulla da dire, chapeau. E il secondo gol per Davide Bulzamini, si ritorna in parità 7-7 quando mancano 7 minuti e 54 al termine. Partita emozionante, la partita un po' che ci aspettavamo. A Tarquilia sembra tutt'altra squadra dalla partita che ha preso 14 reti in quel del Palacavina settimana scorsa. Giannetta, Castillo, Bosniak, viene toccato da Ceroni, l'arbitro chiama sfondo. 7.30 al termine, sempre 7 pari. Rossi, Ceroni, tra poco scaderà anche l'esclusione fra 20 secondi. Tassinari scanner ruolo di terzino, prova a superare Giannetta verso Bulzamini, poi Rossi prova a saltare, c'è Castillo che lo alza, non lo fa passare, pronto a tornare in campo Andrea Dall'Aio. Arriva il taglio, prova a Tassinari a fare tutto da solo, Pivetta e Venturi non lo lasciano passare, difesa molto maschia. Tassinari prova verso Ceroni e c'è il gol del più e c'è il gol di Ceroni. Romagna si porta sul più uno, il primo della partita per il pivot di Romagna. 8-7 Romagna quando manca 6 minuti e 37 al termine. Venturi di nuovo il capo Malagola al posto di Marco Beltrani, ha bisogno di rifiatare, non è ancora al top della condizione il pivot carpellativo di Carpi. Venturi, Bosniak, arriva Castillo, ne salta uno in elevazione cestistica e poi viene messa a sandwich da Cavina e Davide Bulzamini. Una vera e propria elevazione cestistica quella del Ita Domenicano. Prova Bosnia!
Tomislav Bošnjak. È un giocatore fantastico. Lo tira sempre fuori dal cilindro il gol. 5-48 e 47 al termine, 8 pari, partita molto equilibrata. Bulzamini, Dall'Aio, messo nel ruolo di alla sinistra, quello che sarebbe un po' il suo ruolo naturale. Bulzamini prova, salta Giannetti, scarica verso Rossi. Bulzamini prova, supera Giannetti, prova ad andare al tiro. C'è la chiamata dei 9 metri. Se li è un po' fumati tutti con l'avvitamento che ha fatto il terzino, classe 1995, Bulzamini. Fabrizio Tassinari scarica verso Bulzamini. Giannetti, no, Carpi recupera palla, però c'è fallo. Pronto a battere. Dovrebbe arrivare la chiamata di passivo. Bulzamini. Tassinari. Resca. Prova Bulzamini a fare tutto da solo. E Iuri la para. Aiutato anche dal palo. Può ripartire Carpi quando mancano 4:49 al termine. Wozniak. Castiglio, esce Piretta, scarica verso Venturi, è sempre l'uno contro uno Bulzamini Venturi. Adesso nella fase di difesa nessuno sta avendo la meglio, stanno giocando con lo stesso ritmo in difesa, non riescono, adesso non si riescono a equivalvere. Bošnjak fermato a mezza altezza. Arriva la toccata col piede da parte di Matteo Resca. Matteo Resca. Time out Sasha Ilic quando mancano 4 minuti al termine. 8 pari, una partita molto equilibrata. Partita totalmente diversa da quella giocata settimana scorsa, quella del Palacavina, quando la Terraquia si trovò solo al primo tempo che perdeva 18-10. Squadra pronta a rientrare in campo, ricordiamo, sull'8 pari quando mancano 4 minuti e 10. Alla fine si riprenderà con Carpi in attacco. Mosà Scegli ci ha chiamato il time out per discutere meglio e cercare di costruire un'azione efficace per andare al gol. Cosa ritornare? Vediamo Carpi che si schiera con Pivetta al posto Malagola al posto, come pardon, Malagola al posto di Beltrami. Romagna che ha inserito da Matteo Resca nella fase di difesa, hanno escludere Fabrizio Tassinari e Matteo Cavina che sta continuando a fare solo la fase di difesa. Un giocatore che è più proprio disposto proprio alla fase di difesa. Venturi tenuto ancora, Castiglio viene bloccato, recupera ancora palla Bošnjak, serie di pareggi tenuto per la maglia da Ceroni. Venturi prova a fare tutto da solo, Ceroni lo ferma ancora. Venturi verso Bošnjak para Rossi col piede e arriva a 7 metri perché... no, ancora 9 metri perché Bulzamini ha fatto invasione. E ancora un'occasione dell'operatore Aquilia. Bošnjak scarica verso Castiglio, ancora Venturi, la palla va fuori però viene toccata, sarà corner. Manca 3 minuti al termine. Bošnjak, una finta, non la passa, non si fa passare verso Castiglio. Bošnjak! E si porta a 3. Che giocatore, è fantastico. Ha fatto un gol, forse la più bella di questa partita. Insieme al gol di Bulzamini che è stato un siluro per Jurina. Passinari, manca 2:35 al termine. Più uno Carpi, Resca.
schierato nel ruolo di terzino destro, non nel suo ruolo naturale, perché lui predilige il ruolo del centrale. Tassinari, attenzione, Geroni va a terra. Bosnia che aveva chiamato sfondo. 2-18 al termine, più 9-8 Carpi. Partita molto equilibrata. Allora, molti qui si equivalono molto le squadre. Romagna comunque propone pure Daniele Rossi nel ruolo di ala destra. Tutto un po' in aria, glielo sperimenta coach Fabrizio Domenico Tassinari, pardon. Giannetta viene, mette giù Tassinari. Tassinari scarica verso Resca, cioè scarica verso Bulzamini, una finta, scarica verso Daniele Rossi, non riesce a fare tre passi per andare sul tiro dall'ala. Un'altra volta Tassinari da Castiglio, al limite della regolarità. Dovrebbe arrivare la chiamata di passivo. Bulzamini, Bosniak non riesce a prenderlo. Tassinari ci prova, scarica verso Daniele Rossi e arriva il gol di Daniele Rossi. Un'ottima azione quella fatta da Romagna. Sasha Ilic pronto a giocare senza il portiere, con giocatore più di movimento, pronto a giocare in 7 contro 6. In passato questa scelta ha dato dei frutti e alcune volte ha dato, la squadra di Ilic ha preso gol. Bosniak, un minuto al termine, 9 pari, Pivetta, Castiglio, Bosniak, scarica verso Venturi, verso Giannetta. Giannetta prova a mettere in mezzo alle gambe, Rossi non ci casca. Attenzione, perde palla, Giannetta va a metterlo. Angelo Giannetta surte l'errore di Michele Rossi e va a mettere il primo gol della partita. Angelo Giannetta che non giocava, non è in campo dalla partita del 18 febbraio, quando Carpi batte Bologna in casa, sempre in quel del Palavalle Auri, 31-27, più uno Carpi, 3, 30 secondi al termine. Tassinari, Bulzamini, Tassinari, Resca, 20 secondi al termine, Tassinari, prova Resca, Tassinari, scarica verso Rossi, Tassinari, c'è da chiudere in difesa, Tassinari, scarica verso Resca, 10 secondi al termine, Romagna dovrà andare al tiro, attenzione, perde, 4 secondi al termine, prova Tassinari, Iurino para, e si va a riposo su il più uno Carpi. Per adesso è tutto dal palo a Vallauri, linea da Lorenzo Dalizia, è tutto per adesso, linea da Legia, a risentirci per il secondo tempo. Oh, non è che me lo potete portare un po' fuori? Sì, te lo porto io. Come si chiama? Beh, di Castiglio. Perfetto, vero? Adesso sta arrivando pure l'altra persona. Ho trovato una persona di Tinecchiane, quindi mi dici tu quando partire. Bentrovati amici di TRC Sport, sempre qua con Lorenzo Delizia, pronto ad iniziare il secondo tempo tra Tracquilli, Handball Carpi, Handball Romagna. Alla sirena del primo tempo siamo arrivati sulle 19 per la Tracquilli e Carpi, primo pallone di questa seconda frazione, che lo gestisce la formazione da coach Domenico Tassinari. Tassinari, Resca, Davide Bulzamini, Tassinari, scarica verso Bulzamini, Resca, salta Castiglio, scarica verso Daniele Rossi, Nerone inedito di ala destra, Bulzamini, non riesco a controllare bene la palla, Resca, Rossi, Bulzamini, prova, verso Resca, e arriva la murata di Carpi. Iurina riesce a prendere, vuoi ripartire con Carpi. Venturi dentro un'altra volta Malagola. Carpi con l'uomo in più decide questa soluzione, la forma di Ilic, con appena trascorso un minuto dall'inizio di questa della seconda frazione. Giannetta, Giulio Venturi, Venturi! Pam pam pam! Giulio Venturi! È un missile! Che gol! Resca! Rossi! Assinari!
Bulzamini scarica verso Resca. Non riesce a trovare una soluzione per fare incursione in aria a Romagna. Bulzamini scarica verso Rossi. C'è Pivetta che continua a rimorchio. Bulzamini scarica. Attenzione, Giannetta va a travolgere Resca. Però non arriva neanche la munizione per Angelo Giannetta. Al limite della regolarità. Tassinari. Bulzamini. Fermato da Venturi e Giannetta. Dal duo Giannetta vive Venturi. 9 metri, pronto a battere. Tassinari, una serie di palleggi, scarica verso Resca. Resca, la palla va fuori. Trascorsi 2 minuti e 15 secondi della frazione. Più 2 carpi, 11-9. Pronto ad operare la stessa tattica. Relazione di prima cato il gol del più 2 del massimo vincere del vantaggio Terraquille. Ancora fuori Iurina, dentro Francesco Malagola. Venturi, Angelo Giannetta, Giulio Venturi, giocatore della nazionale, Alex Castillo. Venturi, Giannetta, Venturi scarica verso Bosniak, il tiro va fuori, però ha toccato Daniele Rossi, quindi sarà corner. Castillo, Tami Bosniak, Carpi, doppio pivot, Beltrami Malagola, Giannetta. Attenzione, lancio lungo verso Giannetta, lancio lungo verso Pivetta. Carica troppo la forza del braccio. Vuole partire Romagna. Mette giù anche fuori Resca. E Cavini dentro Bulzamini e Fabrizio Tassinari. Gianni Bulzamini nel ruolo di ala. Nel suo ruolo, guarda dell'ala sinistra. Ma l'occorrenza può anche giocare pivot. Bulzani scarica verso Tassinari. Lo tengo a difesa di Carpi. Carpi non fa arrivare, tocca Castillo. Ha un pallone indirizzato verso Ceroni, che sarebbe trovato a tu per tu con Iurina. Tassinari. Davide Bulzamini. La piccionaia! E la palla va a finire sul palo. La palla è stata toccata. Provato il siluro. Solo palo per Bulzamini. Tassinari. Ancora verso Bulzamini. Prova a liberarsi. Tassinari. Daniele Rossi. Tassinari. Ancora verso Rossi. Scarica verso. È troppo lunga per Gianni Bulzamini. E la Terraquilla può ripartire. E Iurina incita i suoi. Pronto. Ancora Malagola al posto di Iurina. Carpi ancora con doppio pivot. Tassinari. Giannetta va a urtare per sbaglio coach Tassinari. Castillo. Carpi a dribble passare il pallone del più 3. Bosniak. Alex Castillo. Tomislav Bosniak. Giannetta. Giulio Venturi. Prova a involarsi, arriva la palla verso Bosniak. Una serie di finte. Scarica verso Venturi. Venturi! Disinnesca un missile Michele Rossi con la mano aperta. Poi arriva a Romagna, Rossi, c'è un buco in difesa, prova a far tutto da solo, messo giù da Beltrami. E c'è 2 minuti, Daniele Rossi a terra. C'è bisogno dell'intervento dei sanitari. Ha preso un colpo in faccia il giocatore del Romagna. Un po' Beltrami che sarà fuori fino al 37esimo. Quindi i minuti di gioco sono trascorsi di questo secondo tempo, sono 5 la Terraquilla, sempre più 2, 11-9. Secondo tempo per questi primi 5 minuti, stanno le conferme che il primo di un primo tempo in cui la partita è stata equilibrata, molto maschia, con le difese che hanno preso un totale in 19 gol in totale. Punteggio giusto per un primo tempo, ricordando che la partita d'andata si sono segnati settimana scorsa già 28 gol solo nel primo tempo. Alla fine ve ne sono segnati 58 gol in 60 minuti in quel del Palacavina. Ponte ancora Daniele Rossi, sembra serio.
il colpo che ha preso, si rialza. C'è anche il 5 tra Beltrami, i due si danno la mano. Beltrami, capitan Beltrami, Daniele Rossi. 1-2-1 dei due rossi presenti in squadra, come i presenti in squadra di Bolzamini sono due, presenti in squadra di Folli in quel di Romagna sono due, i fratelli Folli. Fratelli Bolzamini invece, Daniele Rossi e Michele Rossi non sono collegati da nessun grado di parentela. Però si è pronto a riprendere. Trascorsi 5 minuti e 5 secondi. Più due carpi. Gianni Bolzamini. Tassinari. Resca. Ruolo di terzino destro molto indietro. E passi. Cioè passivo di Andrea. Tiro Resca, scarica verso Bolzamini. Fermato da Castiglio. Non lo fa passare. Cioè no bello, oggi non passi. Tassinari. Prova. Prende un colpo in volto. Carpi che è ancora per un minuto e venti dovrà subire inferiorità numerica. Attenzione, il Bolzamini messo a terra da Giannetta. E altro due minuti. Carpi doppia inferiorità numerica. Senza Giannetta fino al 38esimo e 20 secondi. Carpi sarà in inferiorità numerica quando fra un minuto e 20 rientrerà in campo il primo dei due minuti assegnato dal signor Romano e Romana di Roma. Pratica dello spazzolone. Carpi che si trova a difendere in quattro: Bosniak, Beltrami, Castiglio e Pivetta. Carpi qua dovrà stare attento a tenere botta per almeno un minuto quando rientrerà il primo dei due uomini. Una presa di scusa di tempo, comunque il due minuti, pardon, prima. E qua arriva il gol di Bolzamini, di Gianni Bolzamini, azione fra i due fratelli. Secondo gol per lui. Ancora un minuto. Coach Sasha inizia ad aspettare per vedere un uomo in più della sua squadra. Pivetta. Carpi qua deve difendere, si trova a difendere in quattro. Sasha Ilić non si rischia di mettere un altro giocatore. Bosniak però fa tutto da solo, viene fermato. 30 secondi alla prima rientro del primo due minuti. Bosniak prende un colpo in faccia a Ceroni da parte di Bosniak, ma però l'arbitro 2 anche sarà 9 metri. Ceroni a te. No, aspetta, vediamo. Sì, è Rinaldo Ceroni per terra, colpito involontariamente da Tommy Bosniak. Si rialza subito il pivot del Romagna. Guardiamo quando siamo a 6 e 39 più uno. Carpi pronto a ritornare a tornare in campo fra 20 minuti. Giulio Venturi. Bosniak fa tutto da solo, va a finire in faccia a Rossi e qua c'è pure la fortuna che dà la mano a Bosniak. Che giocatore. Pronto a ritornare in campo Venturi, finito il primo due minuti. Pronto anche Bolzamini, scarica verso Resca. Dall'Aio messo a posto di Rossi. Bolzamini prova a scaricare verso Tassinari. Carpi che tiene botta. Bolzamini scarica verso Resca. C'è sfondo da parte di Resca su Riccardo Pivetta. E due minuti dall'Aio. Si ristabilisce la parità numerica. Più due Carpi, 12 a 10. Cinque contro 5 in campo. Per partire Carpi. Sasha Ilić non rischia la scelta di mettere un giocatore in più di movimento. Venturi. Beltrami messo nel ruolo
di alla destra Castillo, Tommy Bosniak, Marco Beltrami, Alex Benvenido Castillo, Bosniak prova a andare al bar, Bolzani tira al Venturi, esplode il Palamallauri, pam 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 pam, Giulio Venturi, il quarto della partita, massimo vantaggio Carpi, 13-10, quando siamo al 38esimo minuto di gioco. Che giocatore Giulio Venturi, anche nella partita di settimana scorsa in quella del Palacavina aveva brillato. Uno dei pochi che si era salvato, Resca, Tassinari, Resca, attenzione, di poco la prende Bulzamini, prova a scaricare, non riesce a scaricare, poi arriva trattenuto su Ceroni, si resta Carpi, ritornata con Romagna in inferiorità numerica, adesso ricordiamo fuori, è stato buttato fuori per due minuti, dai, andrà Dall'Aglio, prova Tassinari a scaricare, non arriva, la difesa di Carpi non fa passare nemmeno l'aria, Resca, Tassinari, c'è la chiamata di passivo, il Romagna dovrà andare al tiro, Tassinari, Davide Bulzamini, prova a superare Giannetta, arriva a scarico verso Gianni Bulzamini, perde palla, Pivetta può recuperare, Pivetta, palla verso Bosniak, Bosniak! Il Carpi sfrutta un pallone che era solo da mettere dentro, grazie a una difesa perfetta quest'oggi, non sta sbagliando nulla, sembra un'altra squadra rispetto a quella settimana scorsa. Di nuovo dentro Giulio Nardo e anche Daniele Rossi, più 4 Carpi quando sono trascorsi 39 minuti e 35 secondi. Tassinari scarica verso Resca, tenuto da Giannetta, non lo fa passare Angelo Giannetta, è un muro. Tassinari prova con il sorpreso Venturi, prova scarica verso Rossi, Resca, prova Resca, non va il tiro perché Venturi lo tiene, di stare comunque fuori Davide Bulzamini, non al meglio questa partita per lui. Prova Resca, scarica verso Daniele Rossi, arriva verso Fabrizio Tassinari, c'è passivo, Carpi recupera palla con Giannetta, c'è da temporeggiare, Carpi temporeggia, fa la miglior cosa possibile, fase di partita di Carpi perfetta e dir poco. Ci avviamo verso il quarto d'ora di gioco, 10:30 sul cronometro, più 4 Carpi, si diverte le posizioni dentro, comunque anche Malagola al posto di Marco Beltrami. Malagola, Venturi scarica verso Bosniak, c'è sfondo da parte di Pitomi Bosniak, Dardo, attenzione, prova a correre sopra Tassinari, prova Tassinari a fare tutto da solo, c'è un buco in difesa, scarico verso Nardo e Iuri va a mettere un bel gol dal coefficiente difficile. Nardo punisce lo sfondo di Carpi quando siamo a 11 minuti, siamo al 41esimo, più 3 Carpi, 14-11, di nuovo Beltrami, doppio pivot, sceglie sul sede del doppio pivot Jurin Ilic, mettendo fuori Jurina per dare più sostanza alla fase d'attacco. Venturi, Venturi para Rossi, Guida deve correre in porta, Carpi una difesa un po' di Carpi messa male, attenzione Daniele Rossi, scarica verso Resca, Cavina, e c'è sfondo, e c'è la chiamata di sfondo, ricordiamo quando mancano trascorsi 42 minuti, più 4 Carpi, 14-11, ci avviamo verso il quarto d'ora di gioco, di nuovo fuori Beltrami, dentro Giannetta con Malagola nel ruolo di pivot, Beltrami ha bisogno di rifiatare, essendo che il suo infortunio è stato recuperato ancora molto in fretta, sento previsto l'identità del suo infortunio. Bosniak colpito al volto da Cavina, dice che si può proseguire Venturi, prova a fare tutto da solo, viene messo giù da Ceroni,
per la pratica dello spazzolone. Prova Malagola a dare una sorta di schema verso Bosniak e Venturi, palla verso Giulio Venturi. C'è Malagola di allargarsi, esce il pivot, Malagola verso Venturi, verso Castillo, scarica verso Bosniak. Bosniak! E non si para, si aiuta col palo. Giannetta va a fare partire l'azione, recupera palla Giannetta, poi la recupera Rossi. Arriva la chiamata dell'arbitro di fallo. Non trascorsi 43 minuti di gioco, 14-11 sempre per la Terraquiglia. Così di partita, questi ultimi due squadre stanno sbagliando molto. Tassinari scarica verso Rossi, prova il tiro, ma lo va a mettere sotto le gambe di Jurina. Accorcia la distanza, si porta sul meno 2 Romagna. Bosniak, Alex Castillo, Venturi, Giannetta, Venturi, Bosniak, Alex Benvenuto Castillo, Venturi, la palla va a finire sulla traversa, e viene toccata, ci sarà corner. Fa giù l'area, era subito pronta la ripartenza. Castillo, Tommy Bosniak prova la soluzione da solo, scarica verso Castillo, verso Venturi, prova a liberarsi, colpito in faccia da Resca. Deve battere questo 9 metri. Ancora la pratica dello spazzolone. Deve riprendere quando mancano 15 minuti e 48 secondi al termine della Bosniak! Non ci credo! Come ha messo il braccio? Non ci posso credere, si porta a 6 gol, top scorer! Comunque, dicendo qua, più tre capi, 15 e 12 quando mancano 15 minuti e 30 alla fine della partita. Tassinari, arriva a 2 minuti per Venturi, un po' una chiamata un po' dubbia. Carpi che fino a 46 e 24 si ritroverà con un uomo in meno, fuori l'ennesimo 2 minuti per Giulio Venturi. Terzo scatterà il rosso. Tassinari, Gianni Bulzamini, Resca prova verso Daniele Rossi. Resca, si trova un po' il pallone per caso tra le mani. Giannetta lo tiene. Segue un po' la difesa. La tenuto come un po' una partita di giocatore di basket. La difesa che si fa nel basket. Resca, prova una finta. Verso Daniele Rossi, prova a imbucarsi. Jurina para. A 17 metri. Più tre Carpi. Quando mancano 14 minuti e 45 secondi al termine. Ancora Resca contro Jurina. Fischio, arriva il fischio del signor Romana. Resca, va a mettere 3 su 3 per Resca dai 7 metri. Il quarto gol della partita per l'ex Embolestezze. Più due Carpi, 15-13. Pivetta, Alex Castillo, Giannetta, fuori Venturi. Infatti male gol nel ruolo di ala destra, con Giannetta nel ruolo di terzino destro. Bosniak temporeggia un po' Carpi. Giannetta scarica verso Bosniak, deve provarsi a inventare qualcosa. Bosniak scarica verso Castillo, andiamo verso Bosniak. Tesseggio un colpo a parte di Giulio Nardo, c'è 2 minuti per Giulio Nardo, che lo va a provare a dare un colpo proprio rumoroso sulla spalla. Si è sentito pure da qua, dalla postazione, si è sentito distintamente. Romagna, che anche Romagna si trova con l'uomo in meno, da ripartire. Castillo, Bosniak, Giannetta, Bosniak,
Giannetta prova attraverso Malagola. C'è invasione della parte di del pivot nativo di Carpi, Francesco Malagola. Dovrebbe partire Romagna, sempre con un uomo in meno. Dovrebbe tra poco rientrare Giulio Venturi. A breve. Romagna che si trova sempre. Ceroni messo nel ruolo di ala destra. Per soccombere la mancanza Giulio Nardo, però di nuovo Carpi. In con tutti i giocatori in campo. È rientrato Giulio Venturi. Di nuovo in campo Davide Bulzami nel posto di Matteo Resca. Fa anche un po' sotto le aspettative. Passinare. Rossi scarica verso Bulzamini. Giannetta lo prova a tenere in rimorchio. Rossi prova a fare tempo. C'è sfondo da parte di Rossi. 12-51 al termine. 15, sempre 15-13 Carpi. Che adesso con l'uomo in, con l'uomo in più. Ed è approfittarsi per portarsi sul più 3. Bosniak verso Venturi. Venturi! Pam pam pam! Giulio Venturi! E va a mettere il quinto. Secondo top scorer alle spalle di Tommy Bosniak. E il secondo top scorer della partita. Per Romagna il top scorer è Matteo Resca con 4. Segue Giulio Nardo con 3, 2 con 2, Bulzamini e Rossi. Bassinari. Però supera Venturi, lo tiene Venturi, non lo fa passare. Che giocatore, Giulio Venturi. Bassinari. Prova, col suo modo di giocare. Prova Rossi, viene messo giù Malagola, prova Rossi a far tutto da solo, Rossi si invola. Però c'è passato. C'è una chiamata da parte dell'arbitro, non viene con il gol, scaduto il 2 minuti in Romagna, di nuovo in parità numerica, prova Bulzamini, salta tutti, tira Bulzamini, Iuri la para col piede. E può ripartire Carpi quando mancano 11 minuti e 35 al termine. Più 3 Carpi, siamo sul 16-13. Venturi, Giannetta, Bosniak, cronometro continua a scorrere. Diverso di posizione, Castillo nel ruolo di centrale, Bosniak nel ruolo di terzino sinistro. Castillo esce Malagola. Bosniak verso Venturi, la prende al volo. Venturi il tiro va fuori. Va a ripartire Romagna, lungo verso Giulio Nardo. E arriva il quarto gol della partita di Giulio Nardo. Sfrutta la ripartenza. E Romagna si porta sul meno 2 quando mancano 10 minuti e 53 al termine. Ancora pratica dello spazzone. Attenzione. Arriva in 2 minuti, forse arriva in 2 minuti alla panchina, 2 minuti alla panchina. Non si è capito bene, sento che il signor Romana ha indicato coach Sasha Ilic. Pivetta. Alex Castillo, Tomislav Bosniak, Venturi, Giannetta. Esce Malagola. Venturi verso Castillo. Castillo il tiro. Arriva il tocco. Non per Castillo, non è proprio la sua miglior parte da quest'oggi. Il tiro un po' smorzato. Sasha Ilic si gioca la carta del giocatore in più di movimento dentro Marco Beltrami. Capitan Marco Beltrami che era, non gioca, ha già fatto qualche minuto settimana scorsa in quel di Imola. Venturi scarica verso Bosniak. Castillo, arriva il piede di Nardo e c'è l'ennesimo 2 minuti, l'ennesimo 2 minuti a Giulio Nardo che ha toccato col piede. Chiamata un po' dubbia. Romagna fino a 8 minuti, fino al 52esimo si ritroverà con un uomo in meno. Secondo minuti per Nardo. Bosniak, Venturi, Bosniak, Castillo, Tommy Bosniak. Però la sozia scarica verso Venturi, c'è infrazione di passi, l'ennesima. Andiamo Romagna, c'è Tassinari, rimette Ceroni nella posizione di ala destra.
Bulzamini, Davide Bulzamini. Tassinari prova verso Bulzamini, scarica verso Daniele Rossi. Non riesce Pivetta, non lo fa passare, lo strattona. Che giocato il Riccardo Pivetta. Ceroni batte subito verso Tassinari, che nel ruolo inedito di ala destra, terzino destro. Tassinari, Rossi, scarica verso Davide Bulzamini. Rossi temporeggia, non riesce a tirare la scarica verso Bulzamini, che scarica verso Gianni Bulzamini. Iuri la tocca, ma arriva il gol. Azione quella di Bulzamini brother, che porta al meno uno per il Romagna. Con manca 9 minuti. Castillo, Bosniak, Castillo, Tommy Bosniak. C'è Castillo di inserirsi. Bosniak prova, viene fermato da Davide Bulzamini, pronto a battere questi 9 metri. Francesco Malagola, Bosniak. Prova Bosniak, scarica verso Venturi, che è San Gio Giannetta. Giannetta! Secondo gol per lui. Lo va a mettere nell'angolo in cui più lontano per Michele Rossi. Non ci può fare nulla l'ex portiere della Terraquiglia. 8-20 al termine, 17-15 Carpi. Che partita equilibrata, molto equilibrata. Tassinari prova a tassinare, arriva un bellissimo gol, fa tutto da solo. Iuri ne tocca, possono toccare. Fabrizio Castillo, Bosniak di nuovo dentro Venturi. Beltrame al posto di Malagola. 7:48 al termine, più uno Carpi. Castillo, Bosniak. Bosniak! Ed è il settimo gol di Tommy Bosniak. Lui tratta tutto tranquillo. Ha pure il giocatore della stessa di Bulzamini, cavina in difesa. Lui fa lì tutto tranquillo. Col braccio lo va a mettere dentro. Tassinari, dai, Fabrizio Tassinari prova lì. Pallone, la palla era fuori. Giannetta placca al volo Bulzamini. 16-18 per la Terraquiglia. Conduce ancora la Terraquiglia. Davide Bulzamini scarica verso Fabrizio Tassinari. Non da verso Davide Bulzamini. Carpi recupera la palla. C'è 2 minuti a Bosch. Dovrebbe essere 2 minuti a Bosniak. Chiamate 2 minuti. Non si è capito bene. Chiamata è il terzo 2 minuti per Angelo Giannetta. Aspetta, vediamo un po'. Dovrebbe essere il terzo 2 minuti per Angelo Giannetta. Espulso Giannetta. Terzo 2 minuti per lui. Carpi che fino a 4 minuti dal termine, 4:50 tra partire l'inferiorità numerica. Bulzamini, Rossi, una perdita importante qua di Giannetta. Tassi, Bulzamini, Iurina para! Iurina para! E poi bravissimo Beltrami a non far prendere palla al terzino, classe 95. 6-25 al termine, 18-16 Carpi. Beltrami nel ruolo di ala destra per soccombere la mancanza di Giannetta. Pivetta esce, scarica verso Bosniak, c'è da avvicinarsi alla porta. Bosniak tirato da Ceroni e Gianni Bulzamini. Beltrami scarica verso Bosniak, non si sente di tirare Venturi, una serie di palleggi. Bulzamini rotina rimorchio, una bella sfida questa fra i due. Time out, coach Sasha Ilic. Vuole spiegare ai suoi coach Sasha Ilic come gestire questi ultimi 5 minuti e 47 che mancano alla fine della partita nel miglior possibile, sia nella fase d'attacco sia nella fase di difesa.
Non manco, ricordiamo, 5 minuti e 47 al termine. 18-16, conduce la terra qui a 18-16. Una partita molto tirata, molto maschia, dentro, da ambo le parti. Oh, si ripartirà fra... Si ripartirà tra poco, si ripartirà con... Il pallone ne può passare dei giocatori della Terraquiglia. Ora detta che ha preso il rischio anche Giulio Venturi, due minuti anche per, anche lui ha preso due volte due minuti. Scalda Andrea D'Angelo. Dovrebbe lui giocare, dovrebbe lui entrare al fine dei due minuti che deve scontare Giannetta. Di Giannetta pronta a riprendere, ma mancano 5 minuti e 47 più due carpi. Si riprende Bosniak, Giulio Venturi, Bulzamini, Romagna scarta in 5 più 1, con Bosniak tutto a rimorchio. Venturi scarica verso Castiglio, prova a liberarsi. Venturi prova a tirare, marcato dai brother Bulzamini. Non riesce a saltare e andare al tiro. C'è da andare al tiro. Bosniak. Rossi para. Ma però c'è. Forse è stato. Ha toccato Rossi. Daniele Rossi. Bosniak. Il tiro è toccato, sarà corner. 5 al termine, 18-16 carpi. Pronto, carpi ritorno in Planeta America. Dovrebbe arrivare la chiamata di passivo. Bosniak! Mamma mia che gol! Un siluro, un tiro bowling! Incredibile, 19-16 carpi con 4 minuti 25 ancora da giocare. Tassinari verso Bulzamini, scarica verso Rossi, c'è Pivetta che lo tiene a rimorchio. Bulzamini ancora indietreggia, c'è Rollner, ruolo di terzino sinistro. Bulzamini prova, scarica verso Daniele Rossi, venuto da Pivetta. Daniele Rossi non... Romagna non sa cosa fare. Tassinari prova il tiro e va a bucare la porta. Fabrizio Tassinari, il bellissimo gol per lui. Pivetta, Castillo, 3.52 al termine, 19-17 carpi. D'Angelo, Venturi, cioè a tenere il ritmo da questa partita su questa intensità. Bosniak, però a liberarsi, cioè Davide Bulzamini lo tiene a rimorchio, non lo tiene fermo un attimo, è incollato. Dovrebbe, è arrivata la chiamata di passivo. Andare al tiro Bosniak. Arriva la chiamata dei 9 metri. Pronto, quando c'è passivo. Attenzione, prima pratica dello spazio, prima di battere questi 9 metri. Quando manca 3 minuti e 18 al termine, sempre più due Terraquiglia. 19-17. Cercarsi di passare il pallone a Bosniak, a Venturi sarà il capitano Marco Beltrami. Beltrami, Venturi, bisogna andare al tiro. Venturi tenuto da Cavina, viene placcato. C'è da andare al tiro. Andiamo Venturi verso... Venturi scarica verso Castiglio. Bosniak, palla Rossi. Occasione sprecata. Vuole riprendere Romagna. Bulzamini, Tassinari verso Rossi, Castiglio lo tiene. Tassinari prova lui verso Giulio Nardo, però c'è Pivetto che tiene a rimorchio. Tassinari verso Davide Bulzamini, tutto da Beltrami, ancora verso Rossi, non riesce a liberarsi, lo tiene Giulio Venturi. Che difesa maschia quella degli uomini di coach Sasha Ilic. Non fanno passare, stanno buttando, stanno dando tutto. Bulzamini scarica verso Tassinari. Rossi, però l'imbucata, il tiro viene tirato.
Viene Brevide, sporcato da Venturi e Jurina con sicurezza blocca. E da sfruttare questi ultimi possessi. Bosniak, Venturi, Bosniak, scambio fra i due. D'Angelo, Venturi, prova a far da solo. Qui uno sfondo. Ceroni e Gianni Bulzamini, 1,47 al termine, 19-17 sempre Carpi. Castillo prova a liberarsi da solo. Viene bloccato da Davide Bulzamini. C'è da andare al tiro. Castillo verso D'Angelo. Dovrebbe arrivare la chiamata di passivo. C'è due minuti per Cavina, l'ennesimo due minuti. Romagna che chiuderà la partita in inferiorità numerica. Ora manca un minuto e 24 al termine. Sempre più due Carpi. Per Carpi un'occasione d'oro di mettere in nafta una volta per tutte questa partita, per mettere già un pin in semifinale scudetto. Basterà, in caso di vittoria Città Santa Giorgia contro il Bologna, basterà battere Bologna sabato. C'è la chiamata di passivo verso Andrea D'Angelo. D'Angelo, il tiro viene respinto da Rossi. Pivetta! Più tre Carpi, 53 secondi al termine. Prova Bulzamini, scarica verso Giulio Nardo. Bulzamini, Rossi, Daniele Rossi, Tassinari. Prova quando manca 40 secondi al termine. È pronto il palo a Vallauro, esplodere di gioia. Bulzamini, Tassinari. Prova, c'è Bosniak che lo tiene a rimorchio. Attenzione, si scoppia una rissa fra i due. Arriva il 2 minuti a Bosniak. Jurina va a dividere. Il coach Sascelic si arraglia pure con il suo giocatore prediletto. Un palo a Vallauri a 28 secondi al termine, pronto a esplodere di gioia. Palo a Vallauri, nero per il Romagna. Due sconfitte quest'anno per il Romagna in questa stagione. Si riprende, ma mancano 25 secondi al termine. Tassinari, Jurina blocca. Jurina blocca. E il palo a Vallauri, lo sentite, pronto a esplodere di gioia. Prova Pivetta la ripartenza, scarica verso D'Angelo. Beltrami, tira Beltrami, arriva il gol. E arriva il gol di Marco Beltrami. Ora si può dire game over. Game over al Vallauri, la Terraquiglia batte Romagna 21-17 e mette un piede in semifinale scudetto. Che partita, la partita combattuta su ogni pallone. La squadra di Sarsailic totalmente cambiata dalla brutta sconfitta, è servita la sconfitta di settimana scorsa in quel del Palacavina. La Terraquiglia adesso ci sarà divertita battendo Bologna. Allora, la matematica di accesso diretto alla semifinale scudetto. E Lorenzo Delis da qua dal palo a Vallauri è tutto. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di TRC.